Salve a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi io voglio parlare dell'episodio 77 di Attack on Titan Final Season, ovvero Attacco a Tradimento. Allora ragazzi, oggi l'episodio è uscito alle 9:45, quindi possiamo stare tranquilli, contentissimi, che Crunchyroll secondo me ha fatto un upgrade di milioni, che neanche un attacco hacker lo possono bloccare il sito, e quindi siamo tutti quanti contenti, specialmente lato USA, perché la roba secondo me gli insulti sono volati. Sta di fatto che questo episodio, che si chiama l'altro attacco a tradimento perché è una frase che dice Peak all'interno dell'episodio, quindi secondo me, cioè, hanno iniziato a tenere questa linea, perché non mi ricordo se anche nella prima, cioè nelle altre stagioni era così, però lo sto notando specialmente in queste stagioni qua, e quindi è simpatico trovare anche quando dirà quella frase quel determinato personaggio. Sta di fatto, ragazzi, che vediamo la scena di combattimento che continua tra Eren, i due giganti e Marley. E lui, ragazzi, ormai magari voi dite no, non sta temporeggiando, non riesce ad attaccare, ma vi ci credete? C'ha tipo 4-5 giganti dentro di sé, ma vi pare? C'ha un potere illimitato lui? Sta temporeggiando, non gli vuole né far male, né li vuole uccidere. Però a un certo punto dice, oh, ma avete rotto il cazzo, li vuole far male, uccidere non li vuole uccidere. E quindi automaticamente li vuole far rigenerare un po' più tardi. Infatti il mascellavo attacca, lui si fa il pugno indurito, gli dà un pugno e lo fa volare e si fa molto male, c'è da dire, perché c'è l'inquadratura, ora lo vediamo stremato il povero mascella. E anche la mascella del corazzato, ovvero Reiner, comunque viene praticamente distrutta in modo tale da farlo rigenerare il più tardi possibile. E quindi Eren deve temporeggiare in attesa del bestia. Poi la inquadratura si sposta verso Armin, che praticamente sta cercando di convincere gli amici. Li convince, vanno fuori dalle prigioni. Tra l'altro Jean badass perché dice allo Jägerista levati dal cazzo perché lo vogliamo aiutare. Lo Jägerista si toglie dal cazzo, libera tutti. Vediamo anche il capitano Shadis, vediamo anche tra virgolette come viene distribuito l'attrezzatura contro i giganti. Vediamo che c'è questa fascia nera molto tra l'altro di riferimento ad ebrei. Non ce l'ha, la può usare. Chi ce l'ha, se togliesse dal cazzo. Veramente, ragazzi, penso che ci siano tipo 3.000 riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale e tra l'odio razziale, tra la razza ariana e gli ebrei, che veramente si spreca Attack on Titan. Veramente questa quarta stagione è palesemente quello. E secondo me ciò che dà conferma a tutto questo è praticamente Gabi, che dà incredibilmente convinta che gli Eldiani siano delle merde, demoni schifosi, abbia cambiato idea vedendo che la famiglia che aveva adottato loro due, sotto falsi nomi, siano preoccupati per i due, ok? Dopo che appunto poi sono ricongiunti Falco e Gabi, e tra l'altro anche il fratello di Falco. Quindi ragazzi, secondo me lì proprio è un momento che ti tocca principalmente perché capisci che si può cambiare idea. C'è chi non lo fa e rimane indietro, però chi cambia idea, in meglio logicamente, accettando tutto, è una persona che può ancora aiutare, ok? Può ancora aiutare la causa. Infatti lui fa togliere da lei, se lui, lei fa togliere la fascia a Falco e dice adesso gli andiamo a fare il culo, perché mi sono rotta anche il cazzo, e si unisce anche alla causa. Alla fine, cosa succede, ragazzi? Arriva il bestia, che tipo guarda la scena così, dice, ah, eccolo, Eren, ah, bello, che qua da papà. E praticamente vediamo questa scena straziante, secondo me straziante, ragazzi, in cui Eren, martoriato, distrutto, con la faccia tutta uccisa, con la gamba che non gli funziona, che non riesce neanche a rigenerarsi perché ormai ha preso troppi colpi, no? Pure se comunque poi una botta così te la dà, e cerca di andare lentamente, 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 fino a quando poi non arrivano a una breve distanza e c'è l'attacco a tradimento. Peak fa finta di morire perché gli jägeristi esultano, noi l'abbiamo uccisa, in realtà si sono messi sotto la carcassa del gigante di Peak e hanno sparato il colpo ai polmoni di Zeke. E per non farlo appunto urlare, perché come vi ricordate, negli episodi precedenti hanno bevuto praticamente quasi tutto il vino contenente il liquido spinale di Zeke Jaeger, e quindi lui basta che urla e tutti diventano giganti, e quindi vogliono evitare questa cosa. Infatti dicono proprio, speriamo che lui non abbia più aria in corpo, in modo tale che non urli più, in modo tale l'episodio finisce con Eren che quasi arriva,
E non si sa che cazzo succede, perché alla fine basta un tocco, perché poi il bestia fa una caduta di tipo 100 metri, no, beh, 50 metri, perché le mura sono 50 metri, cade e praticamente basta che si toccano e si attiverà questo cazzo di potere. E non vogliono farli toccare, infatti, cercano quindi adesso di mirare ad Eren, ok? Vedremo nel prossimo episodio cosa accadrà, ma io sinceramente, se questi sono i presupposti, sono contento di vedere anche il terzo episodio. Per ora la trama procede linearmente, sappiamo che non vogliono far fare questa cosa ad Eren, e quindi solo chi vivrà vedrà, come si suol dire. Voi ditemi la vostra sotto nei commenti se vi è piaciuto questo episodio, se siete all'altezza del primo, se anche voi notate questo downgrade di qualità, non so perché, ma c'è anche un flashback in questo episodio di quando Eren indica il mare e così via, che si nota molto come più chiaro quel disegno rispetto che quest'altro. Io sinceramente magari non ci capisco un cazzo, però boh, secondo me è una cosa che riguarda principalmente Crunchyroll, come distribuisce appunto, perché veramente io non noto questa cosa per esempio in altri anime come JoJo quando l'ho visto là sopra, oppure anche Boruto. Quindi non lo so, secondo me, boh, magari anche la scorsa stagione era così, ma non me la ricordo, non me la ricordo così, anzi, ricordo veramente dei wallpaper da 4K che ti metti sullo schermo, fantastici. Comunque, va bene, ragazzi, non fa niente, la qualità comunque è sempre ottima, ma non è eccelsa come gli altri episodi. Però vabbè, sti cazzi, perché poi mappa è mappa, cioè non è cambiato molto. Però secondo me la distribuzione Crunchyroll si fa sentire un poco. Che non è Netflix, che non è Prime e così via. Vabbè, ragazzi, io comunque a questo episodio, se devo dare un voto, do un 7,5, perché si è fermato proprio sul punto in cui volevo sapere di più. Non vado a vedere logicamente le anticipazioni perché sennò mi spoilerò tutto. Quindi, vabbè, noi ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi, e ciao a tutti. Ciao.